I colori dei percorsi che attraversano la parte centrale del Giardino della Legalità nel quartiere San Luca in alcuni punti non sono quasi più visibili. Divelte alcune transenne che proteggevano il campetto di bocce, rovinata la copertura del gazebo e i pezzi sparsi qua e là per il giardino. Si intravedono anche delle scritte sui gradini vicino all'area giochi per i bambini. Questo è lo scenario che si presenta di fronte agli abitanti del quartiere a distanza di poco meno di un anno dall'inaugurazione del Giardino della Legalità. I vandali, perché di questo si tratta, ci hanno fatto trovare questo regalo. Questo giardino, che è nato come fiore all'occhiello della città, purtroppo rischia di diventare una cattedrale nel deserto, perché ci sono sempre meno famiglie che vengono qui, perché ha bisogno questo giardino di pulizia. Poi tutto il petrischio che c'è. E quindi i bambini non possono giocare, se cadono si sbucciano, subiscono delle escoriazioni, quindi le mamme sono molto attente in queste cose. Noi abbiamo fatto rilevare fin dal momento, dall'anno scorso dell'inaugurazione di questo giardino, che ci volevano le telecamere. Di fatto una telecamera c'è, ma come se non esistesse, perché non è funzionante. E quindi questo dà la possibilità alle persone incivili, che per fortuna ce ne sono pochi, che mentre portano a passeggio i cani in questo giardino, le deiezioni non si riescono a contare. Diciamo il passaggio solitamente dove vanno i bambini, il percorso salute, che prende tutto il perimetro del giardino, non è più percorribile. E questa è una cosa che veramente ci addolora. Ci addolora perché abbiamo lavorato tanto, qui ha lavorato tanto anche il nostro fraterno amico scomparso, il dottor Liborio Gattuso, al quale dedicheremo una targa. Un progetto tanto atteso dal comitato di quartiere, dai residenti e non solo, per rendere fruibile l'aria da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, rappresentava un obiettivo raggiunto, eppure adesso lo stesso comitato, tramite il neopresidente Nello Ambra, torna a richiamare l'attenzione sul giardino della legalità. Quest'area, diciamo, c'è stata una valida collaborazione della parrocchia San Luca con il parroco Padre Alfonso, però miracoli non se ne possono fare, perché questo giardino ha bisogno una pulizia settimanale, costante, e quindi anche il comune deve fare sì che ci siano de delle persone che possono essere distaccate quantomeno un paio di ore alla settimana, perché così non va bene. Purtroppo rischiamo che rimane isolato e poi finisce come tutte le cose che solitamente finiscono quando non sono ben gestite.